per la verità in questo paese la storia dice che è sempre capitato che alleanze nei territori non sempre hanno coinciso, anzi quasi mai si hanno inciso con alleanze anche a livello nazionale. Intanto a livello nazionale non abbiamo all'ordine del giorno nei prossimi mesi e nei prossimi anni alleanze da fare, perché parlo dal punto di vista del voto politico, perché si vota tra un po' di anni. La prima prova nazionale su base nazionale elettorale sarà quella delle europee, che sarà fra un anno, e lì si vota col proporzionale. Dopodiché invece abbiamo tante elezioni amministrative, no? Dove le alleanze sono necessarie e indispensabili, perché nessuno pensa di poter da solo vincere le elezioni, però le alleanze non si fanno a tavolino, si fanno sui programmi, su un'idea di futuro nella comunità in cui vivi, abiti, lavori, e sulla base di quella selezioni i candidati e poi puoi chiedere il voto, e i cittadini scelgono anche al di là delle alleanze, cioè scelgono se sei in grado di offrire un programma che raccolga la loro fiducia, non per tutta la vita magari, ma per il prossimo, per la legislatura che deve venire. Noi non abbiamo bisogno di nessuno, però allo stesso tempo non è che dobbiamo scegliere qualcuno in sostituzione di qualcun altro, saranno i programmi, le cose da fare che diranno se si potrà stare insieme o meno. Peraltro apprendo anche tanto al civismo, che ormai in tante realtà è un dato consolidato di chi non vuole solo protestare ma anche accettare la sfida del governo e magari non stare nei partiti. Però ripeto, il congresso serve a precisare la nostra idea. Precisata questo sarà più facile fare le alleanze.